Ciao, sono Massimo Martina, chef patron del ristorante Il Fiorile di Borghetto Borbera, provincia di Alessandria. Qui a casa mia faccio una cucina tradizionale, che significa i piatti tipici del territorio rivisitati in una chiave un pochettino più moderna. Quello che è stato ed è tuttora il valore aggiunto della nostra cucina è il fatto di attingere a piene mani ai prodotti, ai giacimenti gastronomici del territorio. La cucina della Val Borbera, è da qui che sono partito nel cercare di implementare le mie conoscenze dietro i fornelli, ma anche per quanto riguarda poi le tecniche vere e proprie di preparazioni gastronomiche. Attingendo ai prodotti del territorio ho pensato poi che queste mie conoscenze potevano anche essere esportate e nelle scorribande, nelle cucine sparse per il mondo, ho approfittato per portare con me alcuni prodotti tipici come la fagiolana della Val Borbera, piuttosto che le mele carde, piuttosto che le patate quarantine. Cucina è arte, cucina è creatività. Un'altra espressione artistica è quella incontrata attraverso il GVC, Gruppo Virtuale Cuochi Italiani nel Mondo, dove, conoscendo un batterista di Taipei, un chitarrista dell'Egitto e un bassista del Canada, insieme a me, che cantavo, abbiamo messo in piedi la band dei Cuochi d'Artificio. Senza passione in cucina non si fa niente. Un'altra mia grande passione è lo sport, ma non lo sport in generale, ma uno sport in particolare. Vale a dire la corsa in montagna, il trail running. Sapete che girando per l'università delle cucine sparse per il mondo ho imparato che in cucina non è assolutamente fondamentale stupire, basta preparare delle cose semplici che di per sé stesse già stupiscono. Un piatto per esempio come la focaccia, una cosa veramente semplice e banale che da noi si fa ovunque, l'ho proposta per esempio al Midsummer Night Festival di Kuala Lumpur in Malesia per 2 anni, e gli orientali quando mangiano la focaccia rimangono colpiti, rimangono stupefatti. Un'altra occasione in cui avevo fatto la focaccia è stato quando abbiamo celebrato i 100 anni del ristorante Barbetta a New York, a Broadway, uno dei più antichi ristoranti italiani che ci sono a New York. Bene, abbiamo fatto la focaccia e la gente è rimasta veramente di stucco.